finalmente a casa, mi rilasso un pochino, finalmente, oh. Beyond? What? Quindi ragazzi, eccoci qua in un nuovo video, Davide e Nico, oggi super esaltatissimo perché arriva il livello 50, Pokémon Go Beyond, o come cacchio si dice, come ci dice il nostro Goku. Mamma mia, io sono abbastanza esaltato, devo dire, tanto mi sono segnato anche qualcosina, quattro cose, perché le cose da dire in questo video sono veramente troppe e mai come in questo video vi dico davvero di andare a vedere il link in descrizione, perché c'è una marea di roba. Ovviamente in questo video riassumeremo un po' i punti salienti, le cose più interessanti di questo super aggiornamento. Dicevo, di questo super aggiornamento andremo a riassumere un po' tutto e parliamo delle cose più eclatanti in modo generico, perché ci stiamo qua a parlare di tutte le cose che sono uscite. Veramente posso stare qui a fare un video di un'ora, non di 10 minuti o quello che sarà questo video. Ma prima di cominciare ragazzi, apriamo il gioco perché devo fare un paio di check oggi in questo evento. Intanto possiamo fare il check su Magnemite, che non è shiny, e poi su Porygon, anche se c'è già stato il community day, anzi anche su Slowpoke. Ma mi si schiude un uovo, dovrebbe, perché mi è stata data fuori la notifica, quindi facciamo anche una schiusa oggi, giusto? Sì, uovo da 5 km che non ricordo quando ho incubato, quindi potrebbe esserci veramente dentro qualsiasi cosa. Un seal che poteva essere shiny, peccato, vediamo, scarsissimo. E quindi mettiamo nell'uovo un uovo da 7, che sono ancora quelli di Riolu e company, dell'evento animazione. Magari c'è qualcosa di interessante qua, boh, staremo un po' a vedere. Comunque ragazzi, oggi ho fatto un raid, anzi due raid di Cobalion. Uno, un raid di Cobalion, che mi hanno invitato, e un raid di Clink, che ho fatto qua vicino a casa. Non ho trovato niente di shiny, niente di forte. Sono andato un po' avanti con le varie missioni, come vedete ho catturato Gibo, Lapsol, Litwick, Machop, sono andato un po' avanti anche con le lotte, perché voglio raggiungere anche io il livello 10. Ma volevo fare, giusto per farvi vedere, queste missioni che sono: invia 3 pacchi amicizia per Jigglypuff e dai 3 snack al tuo compagno per Slowpoke. Le facciamo tutte le cose e poi facciamo i check, ragazzi. Fatto ragazzi, ci siamo, ho fatto tutte le cose che dovevo fare, quindi partiamo dal primo check, che è Jigglypuff, dovrebbe essere, mi sembra che fosse quello in alto, vediamo. Jigglypuff non shiny, niente ragazzi, lasciamolo lì, lo catturerò in futuro. Vai, altro check, questo è Slowpoke dalle missioni d'evento, che non è shiny, non so nemmeno se sia forte, ma non mi interessa ragazzi. Altro check su Slowpoke, vai. Niente, shiny, 512 quello di prima, questo è 4,93, quindi magari era forte l'altro, staremo un po' a vedere quando lo catturerò. Comunque, tengo un attimo ancora aperto il gioco, ragazzi, per farvi giusto vedere la novità, che è arrivata anche in game, la notifica: le avventure di Pokémon Go non hanno confini con oltre Go. Go Beyond, o come si dice, levels. Quindi, si vola, ragazzi, ora chiuderò il gioco perché è un casino, è inutile stare qui nel gioco che non c'è nulla. Andiamo nel sito e vi metto il link in descrizione e parliamo di tutto quello che c'è da parlare. Allora ragazzi, sono sul sito e vi consiglio davvero di aprirlo anche voi, perché lì trovate tutto. Tra l'altro c'è il sito, la prima pagina, che si apre poi in altre 4 pagine, che vi dice tutto, vi spiega un po' le cose. Ora vi riassumo un pochino le cose. Allora, prima cosa,
12 giorni amicizia, è praticamente un evento in cui ci saranno ci sarà la possibilità per 12 giorni di ricevere più, di salire di più con le amicizie, di aprire più pacchi amicizia e così via. Andate a vedere i dettagli nel link, smetterò anche di dirla questa cosa perché ripeto, andate a vedere tutto lì, io non posso stare qui a fare a dire tutto perché sennò dura un'ora questo video. I livelli saliranno, andranno fino al livello 50, ragazzi. Che tra l'altro questa cosa all'inizio si farà in Australia, questo test, ma poi, visto che è una bomba di aggiornamento, lo faranno ovunque assolutamente. Quindi ancora non in Italia, ma arriveranno assolutamente. E per salire di livello non basterà più ottenere esperienza, anche perché sennò i giocatori, tra virgolette, veterani, che sono già magari a, non so io, 60 milioni di esperienza, andranno subito al 50 o robe del genere. Bisognerà fare delle sfide, ma andremo a vedere dopo, tra virgolette, nei dettagli. Oltre ai livelli, fino al 50, arriveranno le stagioni, ragazzi, perché ci sono delle modifiche nelle uova, nei Pokémon selvatici, nella Lega Lotte Go, in base alla stagione, all'emisfero, insomma, a seconda della stagione cambierà il contenuto delle uova piuttosto che i Pokémon selvatici, eccetera, eccetera. Un po' come succede nella realtà, che cambia il tempo, c'è freddo, c'è caldo, eccetera, eccetera, succederà anche in Pokémon Go a livello di Pokémon, una cosa chiaramente molto lunga, perché le stagioni sono 4, si alterneranno, e insomma tante differenze rispetto a prima non è che ce ne siano troppe, perché, cioè almeno staremo a vedere, però secondo me non sarà così devastante questa cosa delle stagioni. È una cosa sicuramente simpatica, interessante, perché Pokémon Go che va detto alle stagioni, secondo me è veramente una bella cosa. E vabbè, si potranno trovare determinati Pokémon a seconda della stagione. Poi i dettagli li avremo quando effettivamente sarà tutto attivo, tutte queste cose saranno attive. E poi, ragazzi, arriva Kalos, che è la sesta generazione, se non mi sbaglio, con un nuovo Pokémon esclusivo che poi andremo a vedere, ma non ho presente quale sia, io non la conosco, la sesta generazione, ma come non conoscevo la quinta, e quindi la impareremo direttamente da Pokémon Go. Mi darete dei nomi perché sbaglierò tutte le pronunce. Spettacolo! Poi, ragazzi, andiamo un po' più nel dettaglio con queste cose, sto leggendo sempre dal sito. Dal 30 novembre ci saranno delle modifiche all'esperienza, si potrà ottenere più esperienza catturando, facendo evolvere Pokémon, scudendo uova, eccetera, eccetera. E poi dal 18 novembre, quindi è già attiva questa cosa, perché starete vedendo il video tipo il 19, quando finirò di modificarlo e lo farò uscire, probabilmente ci saranno tanti bonus, ci sarà un bonus della doppia esperienza da cattura per facilitare quelli che dovranno arrivare al 40 essenzialmente. Se siete appunto già a livello 40 avrete a fine anno, quindi avete tempo, quelli che non siete al 40, ragazzi, potete ancora arrivarci fino a fine anno per avere delle missioni e delle ricompense, delle cose speciali, con insomma una serie di cose per chi arriva al 40 entro fine anno, esclusive appunto, speciali, che vi danno un cappello di Gyarados e un po' di cose, insomma, se arrivate al 40 entro fine anno. Se siete attorno a livello, non so io, 36, 37, 38, magari dateci dentro per arrivare al 40, ma se no, chi se ne frega della missione del cappello Gyarados, non si sa cosa sia ancora, ma boh, non è che io non mi sbatterei più di tanto per arrivare a livello 40, considerando che poi ci sarà da salire fino al 50, quindi insomma, se ci siete già bene, altrimenti calma, prendetevela comoda, avrete tempo. Allora, poi, visto che si sale fino al 50, ci saranno delle nuove caramelle L, si chiamano, che non so che forma abbiano, staremo un po' a vedere. Si troveranno catturando Pokémon oppure convertendo le caramelle normali in caramelle L. Questo per potenziare i Pokémon fino a livello 50. Chissà che casino, ragazzi, i raid, le lotte PvP, Pokémon fino al 50, il Lega Master, ma che casino. Chissà come verrà gestita questa cosa, se faranno magari anche un CP rebalance, boh, non lo so, staremo a vedere. Comunque, andiamo avanti, per salire, ecco la cosa che mi interessava, una delle cose migliori forse di questo video, per salire fino a livello 50, non
basterà più l'esperienza, altrimenti quelli che hanno fatto un miliardo di raid sarebbero già probabilmente a livello 60, non 50, tipo me. E non basterà più l'esperienza, ma assieme a questa esperienza si andranno a completare determinate sfide per salire di un livello per volta. Cosa vuol dire un livello per volta? Che non è che si sale, prendete un tot di esperienza e andate subito al 45, ipotesi. Per salire al 41 bisognerà fare un determinato numero di catture e delle sfide. Per salire al 42 altre cose, e tutte queste cose riguardano ogni argomento di Pokémon Go che fino adesso. Poi possono essere le lotte PvP, piuttosto che i rocket, piuttosto che le evoluzioni, piuttosto che i tiri curvi, i tiri eccellenti, tutta questa serie di cose. Per ogni livello andranno fatte determinate sfide, chiamiamole così, per salire assolutamente. Quindi molta curiosità su questa cosa, veramente veramente secondo me un aggiornamento bomba, non vedevo l'ora di una bella sfida, un hype di questi livelli, tutto questo. Però siamo quasi in quarantena e peccato. Comunque ragazzi, ci saranno anche tanti altri aggiornamenti sui Pokémon, sulla cattura, sulla sincroavventura, sui compagni, sull'amicizia, su tutto. Cioè, non cambia, ma verranno modificate tante cose. Quindi aspettiamoci, magari non entro fine anno, ma dall'inizio del 2021 probabilmente, una vera e propria, tra virgolette, rivoluzione su Pokémon Go. Perché cioè, è uno degli aggiornamenti più grossi. Cioè, fino al 50 si arriverà, ragazzi. Ma veramente, cioè proprio veramente assurdo. Io ho un hype addosso, infatti questo video sarà un po' magari incasinato, sicuramente avrà delle lacune eccetera, però ripeto, c'è tantissima roba, non posso metterla tutta in questo video perché altrimenti non finisco più e parliamo all'infinito. Andate davvero, ma mai come in questo video, a vedere il link in descrizione che ve lo metto, e leggete tutto, mettetevi comodi, leggete tutto quello che c'è da fare, anche se ho riassunto un pochino le cose in questo video. Ma vi chiedo anche scusa in anticipo, perché so di avere magari fatto un po' di casino. Quindi, insomma, ricapitolando, poi concludiamo questo video. Ci saranno 12 giorni di un evento amicizia, con aumento dell'amicizia un po' più frequente, eccetera, eccetera. Si potrà raggiungere il livello 50, quindi tutto quello che ne consegue, dal potenziamento dei Pokémon alle sfide che c'è da fare per salire di livello. Ci saranno delle stagioni che si alterneranno come nella realtà, ci saranno determinati Pokémon da una parte, dall'altra, emisfero, su, giù, avanti, indietro, cambierà il contenuto delle uova, i Pokémon selvatici, determinati Pokémon particolari, ad esempio Derling, il cervo, la zebra lì, no, non è una zebra, è un cervo se non sbaglio, che cambia a seconda delle stagioni. E poi arriveranno i Pokémon di Kalos, sesta generazione, ragazzi. Questo è un po' il riassunto di tutto. Spero di non aver fatto troppo casino, davvero. Ma lo ripeto ancora una volta e poi concludiamo questo video. Andate a vedere il link in descrizione. Non ve lo dico più, ragazzi. Noi ci rivediamo in un prossimo video. Commentate qui sotto dicendomi cosa preferite di queste tre cose. Allora, livello 50, stagioni, Pokémon di Kalos e il fatto che si debba salire di livello dal 40 al 50 con delle sfide. Boh, ditemi cosa ne pensate, commentate a più non posso, sfondate il tasto commenta, ma sfondate anche il tasto like e iscrivetevi al canale, ma solo se ne avete voglia. Un saluto da Davide Nico con questo super aggiornamento, spero di aver fatto un po' di chiarezza, e ripeto scusate per il casino, ma sono veramente troppe cose. Un saluto da Davide Nico, ciao ragazzi, alla prossima.